Sara, buonasera. Buonasera. Senti, siamo quasi nelle vacanze natalizie e quindi il nostro prodotto da vacanze natalizie è il Vinsanto, magari qua a Cantuccini. Vinsanto che va bene sempre, anche d'agosto ghiacciato, ma sicuramente a casa. Natale, senz'altro. Fuori dallo spumante è il vino per eccellenza per i brindisi, sia per Natale che per l'ultimo del. Senti, Vinsanto che però diciamo c'ha le sue annate, quindi ora sì. Cosa andiamo a mettere in produzione, in vendita, non in produzione? In vendita abbiamo messo da un mese la riserva 2009, però questo che vedete qua è la riserva 2008, che è l'annata precedente al 2009. Perché diciamo abbiamo qui sul tavolo del 2008? Perché fondamentalmente se vede c'è questi due bollini. Se vede c'è questi due bollini, ho un tanto di dicitura per i premi che ha ottenuto, di cui uno è un premio internazionale ottenuto al concorso enologico di Vinitaly l'anno scorso. Ecco perché stiamo parlando dell'azienda Marini che parte da via Sestini a Pistoia, però il Vinsanto lo porta dappertutto. Diciamo di sì, è il prodotto che ci rappresenta nel miglior modo possibile. L'altro premio, continuando l'altro bollino, è il premio che ha ottenuto al primo concorso del indietro dai Lions, mi confondo sempre, chiamato Eno Lions, e in questo concorso ha ottenuto la medaglia d'argento. E quindi ecco, siamo soddisfatti del prodotto riesca a ottenere gli stessi risultati che magari anche migliori. Ecco, Vinsanto che si abbina a tutto, dal panforte al panettone al pandoro, però i cantucci sono i primi. E anche lì c'è una ricetta che parte da via Sestini, poi volendo. È una ricetta che abbiamo studiato in famiglia, ottimizzato, cercando di diciamo mettere ingredienti classici dei biscotti, anche qualcosa di nostro, e quindi perché non il Vinsanto e perché non l'olio. Infatti i nostri biscotti, chiamati biscotti Marini, hanno tra gli ingredienti il Vinsanto e l'olio extravergine di oliva. E danno una caratteristica particolare al cantuccino, senza togliere diciamo gli onori ai cantuccini più conosciuti, non so, mi viene in mente Mattonella, ecco, per capirsi. Però sono biscotti che hanno una sua particolarità, che ricordano, mangiandoli da solo, il gusto del Vinsanto, arricchiti con gli anasci, che danno diciamo un valore aggiunto al cantuccino. Anche se comunque il nome cantuccino per questo biscotto, a parer mio, non è da usare, si esula dalla ricetta classica. Perfetto, poi Vinsanto è abbinata alla parola caratelli, che nella nostra tradizione toscana è quella parola un po' strana che però ci ricorda le nostre campagne, diciamo. Esatto, le campagne appunto toscane, dei contadini che generalmente avevano sempre una vinsantaia con i loro propri tanti cartelli che custodivano gelosamente, perché mettevano dentro questo mostro di uva passita che andavano poi a togliere dopo 3 anni, e toglievano appunto il Vinsanto, che era un vino prezioso che veniva servito agli ospiti, agli amici. Mentre oggi diciamo... Insomma, si chiama Vinsanto e c'è un motivo. Vinsanto sono tante, diciamo, i perché che spiegano la parola Vinsanto. Ce n'è talmente tanti che però, diciamo, quello che mi viene in mente più velocemente è il fatto che nasce nel periodo delle feste natalizie. Quindi santo perché Natale è considerato appunto una festa natalizia, una festa importante, e la parola santo ha un valore. Benissimo, ci ha dato anche questa spiegazione che a noi sfuggiva. Io ti ringrazio, Sara. Ora sì. Se devi andare però la bottiglia ce la lasci, perché a noi ci fa compagnia. Ciao e buone feste. Grazie, vi aspettiamo tutti in azienda. Siamo aperti anche nel mese di
dicembre, tutti i giorni, anche festivi. Benissimo. Grazie. Ciao.